Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto. Ci eravamo soffermati su via Oberdan all'altezza di via Minniti per mostrarvi come abbiamo fatto il manto stradale a più livelli, un manto stradale completamente dissestato e rappezzato appunto a più livelli. Ma guardate, qui ci sono delle ferritoie dentro le quali dovrebbe scorrere l'acqua, l'acqua piovana o altro tipo di liquido, insomma, per far sì che comunque le nostre strade non si intassino, ma attraverso queste ferritoie le acque abbiano il loro sfogo, il loro scarico. Guardate, è tutto invaso da erbaccia, invaso da sporcizia. La cosa assurda è che questa erbaccia c'è qui da anni e anni e anni ed è diventata sempre davvero più rigogliosa. Guardate, qui addirittura è completamente coperta la ferritoia, ci sono tutte queste erbacce, significa che da anni e anni non si interviene. Ora non so, cercherò di appurare meglio chi sia competente per questa opera, se l'amministrazione comunale o l'acquedotto pugliese. Sta di fatto che evidentemente qualcuno si è grattato la pancia, e grattandosi la pancia poi cosa accade? Accade che piove, le strade, i chiusini, diciamo, queste ferritoie non funzionano, non permettono lo sfogo delle acque, e poi diventa tutto un lago. Sembra quasi di stare a Venezia quando l'acqua è l'alta, a Venezia con l'acqua alta. Signori, questo è uno scempio, questa è una vergogna, guardate. Significa che qualcuno il proprio dovere non lo fa da anni. Intervenite, perché i cittadini pagano le tasse, non devono usare i canotti quando piove.